A fine gara siamo con il mister Giuseppe Matarazzo del Palazzolo. Mister, una partita, possiamo aprirla così in intervista con un risultato molto bugiardo? Sì, per chi si è visto la partita sicuramente, per chi invece legge solo il risultato vede un 3-0 che non ci sta completamente, perché il Palazzolo credo che nel primo tempo ha giocato solo ed esclusivamente il Palazzolo, dove ha avuto un minimo 10 palle limpide solo da spingere dentro la rete. Non ci siamo riusciti, ci siamo divorati l'impossibile, perché purtroppo è la realtà dei fatti. E poi nel secondo tempo invece loro l'hanno sbloccata su una palla inattiva, concede sicuramente di esperienza, e poi facendo il secondo gol la partita ha preso un'altra strada, perché poi per me il terzo è nettamente in fuorigioco, non di una persona ma di due persone. La leggiamo così, magari loro hanno avuto le tre occasioni, hanno fatto gol, il Palazzolo purtroppo invece no. Sì, ma anche nel secondo tempo, sul risultato di 0-0, abbiamo preso una traversa a portiere battuto, quindi sono rammaricato veramente solo per il risultato, perché poi nel primo tempo ho visto solo ed esclusivamente Palazzolo in campo. Mister, cosa salviamo da questa gara di oggi? No, io guarda, credo che la differenza a volte in alcune partite come questa viene fatta da qualche giocatore di esperienza in più. Loro non hanno preso gol, anche con un po' di fortuna, e poi alla fine le persone di esperienza sono uscite fuori. Ma da salvare sicuramente c'è tutto il primo tempo e i primi 10 minuti del secondo tempo. Poi dopo no. Però per 50 minuti, 60 minuti, penso che Palazzolo meritava di vincere. Mister, domenica prossima, naturalmente, perché ora ci sarà il turno di riposo, un'altra bellissima sfida verrà qui in Ragusa, e sicuramente il Palazzolo si farà trovare pronto, e sicuramente il Palazzolo darà filo da torcere come tutte le squadre che sono venute qui allo stadio Scrofani Saluso. Sì, noi l'ultima partita siamo dentro casa, davanti ai nostri tifosi, cercheremo di chiudere in bellezza, affrontiamo la capolista, una squadra che per tutte le partite fino ad oggi giocate non ha mai conosciuto la sconfitta. Credo che hanno meritato la vittoria del campionato, anche se ancora la matematica non lo dice, però credo che ormai Siracusa secondo me ha vinto il campionato. Mi sembra, in questa pausa magari proveremo a far fare gli allenamenti del gol agli attaccanti, così con Ragusa ci faremo trovare. No, non ho niente da rimproverare agli attaccanti, perché durante le altre partite si sono fatti trovare pronti. Può uscire una giornata storta, e quindi niente da rimproverare a nessuno. Il nostro campionato l'abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto bene. E credo che una partita non può cambiare il valore di una squadra che ho avuto durante tutto l'anno. Mister, bocca al lupo e alla prossima. Previ. Siamo in compagnia di Dalmiro Detteler. Allora Dalmiro, una partita stregata, come ha detto il tuo mister, oggi la palla non voleva entrare proprio. No, il primo tempo abbiamo fatto una bella partita, ma io credo che la palla non voleva entrare. E quello ha successo oggi. Almeno nel secondo tempo c'è stata quasi la stessa storia, praticamente c'è stata l'occasione su punizione che hai calciato benissimo tu, sì. E la palla è andata a finire sulla traversa oggi proprio, e di gol non se ne parla. Sì, la palla è andata alla traversa, ma dopo io credo che loro hanno arrivato 3 volte e non hanno fatto 3 gol, no, non più. Ecco, le occasioni sprecate da parte vostra sono state fortunate da parte loro, che hanno fatto i 3 tiri, 3 gol. Sì, loro hanno preso la fortuna e noi no, non l'abbiamo preso. E io credo che dopo di fare un bello primo tempo, il secondo tempo, dopo le 2 gol, noi eravamo fuori della testa in campo. Ovvio, come giusto che sia, salviamo, se sei d'accordo, la prestazione, perché la grinta e il carattere della squadra naturalmente c'è stato, magari non il risultato ma la prestazione la salviamo.
Sì, la prestazione del primo tempo è lo che noi dobbiamo prendere e quello è lo che dobbiamo fare tutta la partita. E dopo il secondo tempo io credo che è difficile, dopo fare un bello primo tempo che ti fanno 2 gol, è troppo difficile alzare la testa e giocare bene, ma io credo che se noi andiamo per le cose del primo tempo andiamo bene. Ammiro una settimana di pausa perché c'è il riposo da parte del Palazzolo che deve riposare. Ricaricheremo le batterie per un'altra bellissima sfida, quella con Ragusa fra 2 domeniche. Sì, dobbiamo ricaricare batteria come tu hai detto, ma io credo che è importante finire bene il campionato, così dobbiamo allenare troppo e pensare alla prossima partita. Ammiro, complimenti e in bocca al lupo, alla prossima. Grazie, lo stesso per te. Grazie. Allora è stata una partita molto strana, possiamo dire una partita stregata. Oggi la palla non voleva entrare. Nel primo tempo 3 belle occasioni nette, almeno 3, che avrebbero fatto la differenza. Sì, come hai detto tu, abbiamo avuto quelle 3 occasioni, 4 per segnare, non siamo stati fortunati e purtroppo è andato così. Loro hanno avuto quelle 2 o 3 occasioni, le hanno messo in mezzo alla porta, dentro la porta e basta. Le partite sono così, a volte si vincono, a volte si perdono, a volte è giusto, a volte no. Che si può fare? Ecco, possiamo sottolineare che l'impegno vostro e la grinta c'è stata come le solite partite. È mancato forse oggi soltanto il gol. Certo, il primo tempo mi sa che abbiamo giocato più di loro, come si è visto. Il secondo tempo abbiamo giocato un po' di meno, però a volte si può giocare, a volte no, a volte si può, deve giocare la palla lunga, a volte si può giocare corta, ma purtroppo è andata così, non abbiamo potuto fare questi gol e purtroppo così. Ci sarà l'ultima gara, un'altra bella partita, un'altra sfida importante contro il Ragusa, sicuramente magari riscatteremo la sconfitta immeritata di oggi. Magari, speriamo andrà così bene la prossima domenica. Siamo liberi la prossima, l'altra dobbiamo giocare qua a casa, è l'ultima partita. Vediamo, speriamo va bene. Complimenti ed in bocca al lupo. Grazie mille. Siamo in compagnia di Faraci, il centrocampista del Palazzolo. Allora, Gabriele, è stata una partita strana, 3 occasioni nette almeno nel primo tempo, ma la palla oggi non ne voleva sapere di entrare. Sì, la palla purtroppo non è voluta entrare. Abbiamo cercato di spingere quanto più possibile anche con i cambi, ma purtroppo non è bastato per portare il risultato a casa. Siamo dispiaciuti perché soprattutto nel primo tempo abbiamo dimostrato davvero di essere molto compatti, una squadra molto compatta che sa giocare a calcio, sa far girare bene palla e penso che anche il numero dei tiri in porta, che non, ho perso anche il conto, sinceramente, abbia dato ragione a noi. È stata una prestazione dei ragazzi molto, penso, ottima nel primo tempo. Nel secondo tempo ci siamo abbassati forse un po' troppo e abbiamo perso quella brillantezza dovuta al primo tempo, anche forse a degli acciacchi che aveva qualcuno, qualche ragazzo, ma tutto sommato siamo dispiaciuti, ecco, in linea generale. Gabriele, come ha detto Adalmiro, il tuo compagno di squadra, salviamo la prestazione, magari non mettiamo un punto o tre nella classifica, ma naturalmente la prestazione la salviamo. Sì, la prestazione di tutti i ragazzi, sia chi era in campo che chi stava in panchina, comunque è stata fino all'ultimo col dente avvelenato. Abbiamo voluto onorare la maglia fino all'ultimo. E spero che anche i tifosi che sono venuti allo stadio, insomma, hanno capito cosa significa per noi giocare per il nostro paese, che è il Palazzolo, appunto. Una settimana di pausa forzata perché c'è il riposo purtroppo del campionato, ma ci rifaremo con Ragusa un'altra gara importante, un'altra partitissima. Sì, sicuramente è una settimana di riposo, proveremo a recuperare comunque la maggior parte delle energie, gli acciacchi cercheremo di farli, diciamo, passare, di recuperare e affronteremo, insomma, la settimana queste 2 settimane che ci dividono dalla partita finale contro il Ragusa nell'approccio migliore per provare a, diciamo, sfatare il tabù. Il Ragusa non ha mai perso finora e proveremo a portare questi 3 punti a casa il giorno di Pasqua. Ci facciamo un bel regalo di Pasqua, ecco. Ecco, concludiamo magari il campionato in bellezza. Sì, completiamo il campionato in bellezza. Gabriele, complimenti e in bocca al lupo. Grazie, anche a voi, buona giornata.